La chiama dalla Sardegna. Buonasera Tiziana. Ben trovata. Io ho avuto anni fa due interventi ai polmoni. La mia paura più grande non è la quarantena di adesso, ma una volta che ci permetteranno di uscire senza aver fatto il vaccino, come mi devo comportare? Io ho 54 anni, vivo da sola, sto uscendo pochissimo, lavoro, faccio la stagione in un ristorante, quindi per quest'anno penso che non riusciremo a lavorare, però la mia paura più grande è... Sì, ho la bruste cronica, prendo pastiglie per la pressione, e quindi è una paura che mi... è quello che mi sta spaventando di più. Chiara Ornella, grazie. Sentiamo il professor Cauda. Ovviamente le precauzioni sono universali, vanno bene per chi è sano ed è giovane, vanno bene anche per quelli come me, ad esempio, che qualche acciacco e l'età ce l'hanno. Quindi è chiaro che il Covid è un virus che può colpire chiunque, lo abbiamo visto in maniera molto non discriminata. Il consiglio che io do, che poi quello che applico a me stesso, è quello di essere molto attenti, ad esempio nel vestire in questa fase dell'epidemia la mascherina, nel lavarsi bene le mani, nel mantenere il distanziamento sociale, nel limitare al massimo in questa fase dell'epidemia il contatto sociale, ad esempio evitare di uscire troppo spesso per andare ad esempio a fare la spesa, basta una volta alla settimana. Chiaro. Riducendo le occasioni si riduce statisticamente le possibilità di contagio. Professore, poi ci torniamo però su un punto che mi sembra anche toccare Ornella, che è quello del dopo, cioè adesso tutti noi sappiamo quali sono le regole. Dopo che cosa succederà e se io ho una fragilità in più, come dovrò comportarmi quando, tra virgolette, si tornerà alla normalità? Però ci torniamo fra un attimo, anche perché so che molti ci stanno scrivendo su questo punto, no? La ripartenza. Nel frattempo vedo schiesi.